Si sta approfondendo nei laboratori dello zoo profilattico di Teramo la sequenza virale dei 150 tamponi inviati sabato pomeriggio dai microbiologi del Cardarelli di Campobasso. Troppo veloce la diffusione del virus in Basso Molise, dove il presidente della regione ha decretato la zona rossa. E proprio Donato Toma, in consiglio regionale, ha commentato: se la variante fosse quella inglese saremmo relativamente più tranquilli. E il perché lo ha spiegato Ilaria Del Matto, ricercatrice dello zoo profilattico a fuoco incrociato. Per quanto riguarda la variante brasiliana, questa è sotto osservazione da parte dell'Istituto Zooprofilattico, quindi dati, diciamo, nello specifico finora non ne abbiamo, però diciamo della variante inglese che comunque presenta questa mutazione nella proteina spike che serve, diciamo, al virus per penetrare all'interno della cellula umana. Sappiamo che i vaccini sono sviluppati proprio a partire da questa proteina. Tuttavia il sistema immunitario, grazie al vaccino, produce molti anticorpi di tipo differente. Questi ultimi sono in grado di riconoscere diverse porzioni della proteina spike. Quindi qualora questa mutazione modifichi a tal punto quella porzione di proteina spike da non essere più riconosciuta dagli anticorpi, esistono comunque altri anticorpi, diciamo, capaci di riconoscere le restanti parti della proteina spike, e quindi l'azione del vaccino dovrebbe essere efficace. Se la variante che circola in Basso Molise o in Molise potenzialmente fosse invece quella sudafricana o quella brasiliana, la preoccupazione potrebbe riguardare invece anche la campagna vaccinale. Pochi gli studi ancora presenti e consultabili, ma l'ISS ha già lanciato un mezzo allarme.